moglie Gnabry, al limite Vidal! Un bolide di Arturo Vidal! E pareggiano United, Ciro Immobile prova a creare, poi Immobile trova ancora spazio! Ha vinto lo United con le giocate dei campioni. Partiamo dal presupposto che se prendiamo gol oggi dal Barcellona, veramente penso di concludere la serie, perché hanno 3 gol fatti in 5 partite avanti. Kent conduce, Dybala si muove, la palla è per il 10, riparte ancora Kent, è in porta Kent! Sbuca Tavernier, poi Agüero la lascia lì! Assist per Havertz, Suarez è solo, può andare fino in fondo e pareggia! Luis Suarez, 2-2 al 90esimo. Bentancur contro Buffon, palla al centro della porta e Juventus al turno successivo. Però complimenti! Complimenti! Complimenti ai nostri ragazzi perché abbiamo giocato una bella partita con metà squadra contro una grandissima avversaria. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui in questo 4º episodio della Superlega, sempre con il nostro green screen che ormai è di norma, vi è piaciuto tanto e vi ringrazio per questo, ma soprattutto siamo qui con una maglia storica, perché è la maglia di FIFA 16, sperando che ci porti bene. C'è una maglia blu in onore dei Rangers e ho trovato questa nel cassetto. La storia è molto meno affascinante di quel che potevate immaginare. Detto questo, devo chiedervi scusa perché questo episodio sarebbe dovuto uscire una settimana fa, però purtroppo la settimana scorsa sono stato poco bene, ho avuto dei problemi organizzativi e lavorativi e non sono riuscito a caricare praticamente nulla. Detto ciò, però, guardate la squadra che affronteremo. E non è una Lazio qualsiasi quella che affronteremo, ma se ricordate, è una Lazio prima in classifica, con 13 punti a più 2 su City, Lione e Milan, e poi seguono via via tutte le altre. Noi siamo un po' in ritardo con 8 punti, vincendo clamorosamente potremmo volare in realtà più 2, quindi ancora tutto a meno 2, pardon, però è ancora tutto aperto, siamo naturalmente soltanto alla 7ª giornata. Di una stagione unica all'interno di una carriera, e molti me lo chiedono: perché hai scelto la carriera? Perché voglio far crescere i giocatori, tipo Pellegrini, che sta crescendo, diventa un 81, io mi fomento tantissimo. Detto ciò, sarà un episodio tostissimo, perché lo scorso, insomma, l'avete visto, è stato molto difficile. Abbiamo anche perso contro la Juventus ai calci di rigore in Carabao Cup, uscendo dalla competizione. La Champions la simulo, quindi è totalmente ininfluente per questa serie. L'avevo disattivata, ma non l'ha disattivata FIFA. Quindi in questo episodio Lazio, Juventus per quanto riguarda il campionato, quindi una potenziale rivincita, Napoli e Leicester. Quindi 3 italiane su 4. Ovviamente non guardate la Champions, ve lo ripeto sempre perché lascia il tempo che trova. Commentate qui sotto prima di partire come migliorare la serie, che i vostri consigli, come vedete, insomma, cerco sempre di ascoltarli. Dopo la crisi, un'apparente ripresa e poi un'ulteriore doccia fredda, quell'eliminazione in Coppa contro la Juve. Oggi, contro un'altra italiana, in particolare la Lazio, di Denis Demo, la capolista di questo inizio di Superlega, si cerca un'impresa totale, un'impresa che possa rilanciare definitivamente la stagione dei Rangers di Marconi. Diamo un'occhiata anche alle formazioni: Lloris in porta per Denis, con Arnold, Jimenez, Militao e poi non ho visto il quarto centrale. Questo è il centrocampo, questo è il pacchetto invece offensivo. Insomma, una Lazio che vediamo, eccola qui in grafica, era Junior Firpo il quarto centrale con Casemiro, Eriksen, Leiva nel 4-3-3 offensivo, Jovic, Sterling davanti assieme all'esterno destro che è sicuramente di grande talento, una Lazio di grande talento, ma del resto è il campo a parlare. I biancocelesti sono partiti in quinta, Rangers che oggi proveranno l'impresa senza capitan Van Dijk, perché c'è il vero capitano, Tavernier, confermato dopo l'ottima prova in Coppa contro la Juve. Questo il resto, insomma, dell'11 che è di base quello titolare. L'unica novità, Aribo sì, Pellegrini no.
questo il mini cambio. Chiaramente Van Dijk è stanco, c'è Semedo adattato da centrale, ma abbiamo i centrali veramente numerati. Mi avete anche consigliato di prenderne qualcuno a gennaio, chiaramente vedremo. Ma intanto, questo è Sterling, sul pallone c'è Luka Jovic. Tutto pronto per l'inizio di questo episodio, prima gara che vede Dennis Demo contro di me. E vediamo un po' come andrà, sarà molto difficile. Ma si parte con il primo giro palla che è biancoceleste. Jovic, sta andando Sterling, servito subito, lo rincorre Tavernier, è più veloce Sterling, esce Buffon che riesce a distendersi e a mettere in calcio d'angolo, primo squillo di partita che è biancoceleste. Poi bravo Vidal, riprendersela su Eriksen, palla buona ancora per Aribo, vince il rimpallo, esterno di Dybala per Gnabry, dentro ancora dal 10, che è in zona tiro, finta la conclusione, poi calcia su Militao, la palla resta comunque lì. Insigne, cerca di andare, occhio Insigne, calcio di rigore. Il fallo di Alexander Arnold sul nostro talento in maglia 24. Calcio di rigore per i Rangers al minuto 13. Arturo Vidal contro Hugo Lloris. Rincorsa. Destro! Immobile Lloris. Va avanti la squadra di Marconi. 1-0 col gol di Arturo Vidal, che aveva segnato anche contro la Juventus in Carabao Cup. In una notte, lo sappiamo, tremenda per i rigori, visto che ci hanno condannato, ma momentaneamente è un risultato non solo a sorpresa, ma anche di grandissima importanza. È 1-0 in casa della capolista. A rimorchio c'è comunque Tavernier. Aribo, Semedo da Kimpembe. Il possesso è dei Rangers, padroni all'Olimpico finora. Però non bisogna abbassare la guardia. Vidal cerca l'interno su Agüero che protegge, prova a passare, poi in qualche modo ci sarebbe Dybala, rimpallo Dybala, in qualche modo esce Lloris a lanciare verso Jovic. Kimpembe chiude, poi consegna però il pallone a Casemiro, lo scambio con Eriksen, occhio ancora a Casemiro che imbuca bene Eriksen. Ha pareggiato la Lazio, ha pareggiato Dennis Demo con il mancino del trequartista danese. 1-1 a 2 dalla pausa, perché trova Vidal, parte a sinistra Tierney, parte col pallone il cileno, lo offre a Dybala, poi si butta dentro e può essere riservito, palla dentro ancora per Agüero, va Dybala, chiude la Lazio bene, e può anche ripartire con Eriksen, ma soprattutto Sterling a sinistra, non è ancora servito, ora sì, corre Eriksen che è completamente solo contro Buffon e si divora il gol del 2-1, perché non calcia, preferisce andare dentro da un compagno inesistente, e noi ringraziamo. Cambio di lato in zona Sterling, sponda centrale, Leiva, Sterling, arriva al limite, entra in area, fa tutto da solo in buca, Buffon, ha preso anche questa, rimessa Rangers, e devo dire ottima prova dei ragazzi finora, qui poi sbaglia tutto Tavernier, e Caicedo porta avanti la Lazio, non ho parole, non ho parole, non parlo più, non parlo più, ottima prova dei ragazzi finora, 2-1 per la Lazio, sbaglia proprio il nostro capitano. In realtà l'errore è più mio che suo, perché non ha lui le capacità per fare quel cambio di gioco teso, io glielo faccio fare, quindi l'errore è mio. Lazio in vantaggio con Caicedo, pallone verso Agüero che la mette giù benissimo col petto, salta l'uomo bene il Kun, poi gli torna l'uomo che è Bastos, saltato ancora, non c'è movimento, ora quello di Agi che è in zona tiro, destro sul fondo. Però abbiamo reagito, forza! Poi la Lazio rinvia centralmente. A differenza nostra riescono a controllare il pallone. Vidal non ci arriva, Casemiro sì. Poi ci arriva anche Agi. Forza ragazzi, fino alla fine. Vidal riesce a trovare il corridoio per Tierney. Siamo al 90esimo, Gnabry è solo a destra e Pellegrini lo serve. In mezzo c'è Agüero, deve correre Gnabry che è lentissimo. Avrà 98 di velocità Gnabry e non ci arriva. Non ci arriva clamorosamente. Poteva essere, era, è l'ultima chance di partita. La Lazio chiuderà l'attacco e chiuderà con 3 punti in tasca. Nonostante un enorme sforzo da parte dei Rangers, finisce malissimo, calcio di rigore, finisce malissimo con Tavernier che si prende anche il giallo. Una partita iniziata bene e finita col sorriso, perché Buffon para il rigore a Sterling. Finisce 2-1 per la Lazio che vince in rimonta per colpa mia, nostra, perché abbiamo regalato una rimonta ai biancocelesti, soprattutto nell'occasione del secondo gol, visto che l'assist è di Tavernier, il gol è di Caicedo.
Per il resto, bene noi, giocavamo contro la squadra che si sta dimostrando più forte, perché è prima in classifica e quindi una sconfitta ci può stare. Diciamo che visto lo scorso episodio potevamo pensare di perderla 4-0, l'abbiamo persa con equilibrio 2-1. Non è comunque una mentalità vincente, bisogna assolutamente capovolgere la classifica, la situazione, i risultati. Ci vorrà tempo, mi auguro non troppo, perché la stagione non è poi così lunga. Quindi dobbiamo reagire immediatamente e se la memoria non mi inganna proveremo a farlo ancora contro la Juventus di Alessandro. Queste le formazioni, partiamo dai padroni di casa, i nostri Rangers in campo con l'11 titolare. E quando dico titolare lascio fuori Gnabry, che in questo momento non merita di essere tra i titolari. Dunque dentro Kent al suo posto in maglia 14, parte lui dalla panchina. Non solo, perché dalla panchina partono anche Agi, Ojo, che in questo momento sono dei ricambi importanti, dei ricambi che possono sicuramente dare manforte alla rosa. Juventus di Alessandro Malacarne che risponde con Stracoscia tra i pali, poi Rugani, Puntiti e De Vrij. In difesa Cuadrado, Khedira, Matuidi e Zielinski a comporre il centrocampo con Kai Havertz alle spalle del Pipita Higuain e Suarez. Praticamente lo stesso 11 visto in Coppa, ad eccezione, vado a memoria, di Higuain che sostituisce Erling Haaland, che giocò titolare quella notte. Notte che ci ha condannato ad un'eliminazione, vogliamo dimenticarla e allora vogliamo anche far partire una nuova stagione in questo pomeriggio. Qui Kent per Pellegrini, c'è Dybala che però deve andare in profondità, Pellegrini lo sa, lo aspetta, lo serve, De Vrij è riuscito a chiudere. Incredibile però, non possono non passare questi palloni, riusciamo a sbagliare cose impossibili. E poi naturalmente loro giocano in modo normale, si trovano in qualsiasi modo e probabilmente segnano pure, magari domani, perché qui Semedo c'è. Kent invece si addormenta, Zielinski, occhio a Kai Havertz, in area Buffon, in calcio d'angolo. Cuadrado prova subito a mettere la quinta, deve rincorrerlo Insigne che però non può stancarsi così tanto. In teoria c'è Tierney che però sta passeggiando, pallone dietro con Van Dijk che ha chiuso, Tierney la perde senza fallo naturalmente. Sono cose già viste a memoria proprio, conosciamo a memoria. A minuti segneranno, ve lo spoilero. Arriva la palla sul secondo palo, Semedo malissimo e Matuidi fa il gol dell'anno. Bellissimo! Che bel gioco ovviamente. 1-0 Juve, ma oggi non ci sto. Oggi non ci sto per niente. La partita è appena iniziata e lo dimostreremo. È nettamente più veloce di Khedira e in teoria deve prendere campo Dybala. Lo fa con De Vrij che deve stare attento al movimento di Insigne. Dybala fino in fondo, a rimorchio per Insigne, in area deve proteggerla. Ci sarebbe anche Agüero da servire. È tutto buono, no? È tutto fermo. È tutto fermo. Fuori gioco e gol annullato. Si resta 1-0. Tierney sbaglia, Tierney con Cuadrado che era lì. Tierney però non può fare questi errori, poi deve disimpegnarsi. Lo fa bene per Insigne che gira a memoria per Vidal. Possiamo ripartire con Agüero, Dybala dentro. La palla è per il 10, al centro c'è il 9. Servito, Agüero! Questa volta è tutto buono. Questa volta è 1-1. Questa volta è secondo gol in campionato per Sergio Agüero, che pareggia la partita al sesto della ripresa. E adesso c'è tutto il secondo tempo da vivere contro la Juve, contro FIFA. Vediamo un po'. Van Dijk un po' meglio, poi Dybala mette giù e va in verticale dove c'è Insigne. Agüero, occhio che parte a destra Kent come un treno, il pallone per lui. Vuole andare Kent contro De Vrij, lo salta Kent, rioffre un gran pallone al Kun, in area Agüero, stracoscia. Ha detto no e questa volta forse il Kun poteva servire Dybala. Palla in out, è un'altra partita in questo secondo tempo. De Vrij allora al rilancio dove c'è solo Semedo che va di testa, poteva anche far di più. Arriva pure Gnabry, Pellegrini rimanda dentro per Semedo, al centro Agüero, solo Agüero, adesso pure Insigne. Semedo ha preso il fondo, la mette per Agüero, ancora il Kun, ribalta la partita, sempre il Kun, 2-1. L'assist di Semedo, stavolta era un cross per davvero, e Agüero come prima a porta vuota segna il secondo gol pesantissimo, pesantissimo, del suo pomeriggio. 2-1. L'avevo detto, oggi qualcosa cambia. 2-1 dei nostri Rangers che vincono in rimonta contro la Juve di Alessandro. Complimenti Alessandro, complimenti meno la Juve, perché oggi la Juve non ha fatto una bella partita senza l'aiuto di FIFA nel secondo tempo. Meno male, oserei dire. Spero francamente, e datemi dei consigli voi al massimo, io amo abbassare difficoltà e non lo farò. Però magari i settaggi possiamo sistemarli, ditemi voi, nel senso che io ho i miei sistemati che vi lascio in descrizione. Però poi
fatemi sapere voi cosa sistemare eventualmente, perché non si può giocare contro FIFA e questo diventa difficile. Sapete che io amo vincere con difficoltà, amo anche non vincere piuttosto, però fare una cosa realistica è difficile. Però poi esageriamo, perché Matuidi nel primo tempo ha fatto un gol telefonato. Detto questo, però, vittoria pesantissima, perché può rilanciarci. Avevamo chiuso lo scorso episodio con una sconfitta proprio contro questo avversario, in una gara che comunque avevamo rimontato. Eravamo rimasti aggrappati sul 2-2 fino alla fine e poi siamo usciti ai rigori dalla Carabao Cup. Adesso vediamo che succede, perché abbiamo altre due partite. Number 25, David Ospina. Benvenuti alla San Paolo, buon pomeriggio, benvenuti alla prova di maturità dei Rangers. Perché sì, vincere per inerzia, per voglia, per reazione, anche un po' per carattere contro la Juventus non è impossibile. Ora però bisogna capire se il periodo di crisi è davvero lasciato alle spalle oppure no. Lo capiremo in questo pomeriggio contro un avversario diretto, come abbiamo analizzato dalla classifica, un avversario che peraltro può godere di grandi talenti, di grandi fuoriclasse che avete anche visto poco fa mentre le squadre entravano in campo. E adesso diamo un'occhiata anche a quelle che sono le formazioni. Proprio questa, la squadra partenopea, con Ospina tra i pali, poi Van Bissaka, Schule, Sanchez e Mario Rui in difesa, con Hamsik, De Bruyne e Allan a centrocampo, Toven, Lukaku e Guedes davanti, ricordandovi, ma lo vedete anche in grafica, che De Bruyne in maglia 1, ok, sarà il trequartista. Questa è la situazione. Hamsik, lo scambio con De Bruyne, la palla verticale, esce benissimo il Napoli, Toven la tiene pure in campo, deve rincorrerlo Tierney. Bissaka rientra su Insigne, affida De Bruyne, dentro l'area, Buffon con una grande reattività, con un grande riflesso e calcio d'angolo. Cambia lato, bene, bene Pellegrini per Insigne, centrale c'è Dybala, servito, limite, sinistro sul palo e poi Ospina se l'è ritrovata lì. In qualsiasi modo, anche illegale, ma il Napoli resta comunque in possesso, Toven con Tierney che vuole contenerlo. Bissaka, Insigne perfetto, poi però sbaglia Insigne, occhio a Bissaka ancora dentro l'area e Napoli in vantaggio con Kevin De Bruyne, il gol del capitano. 1-0 Napoli al 28esimo, abbiamo preso il palo qualche istante fa, poi qui Insigne sbaglia un tocco in uscita. Come contro la Lazio, veniamo puniti in modo clamoroso, clamoroso, non ci perdonano nulla. E poi Dybala con Insigne dalla parte opposta, visto e non servito, c'è un retropassaggio sanguinoso, palla regalata al Napoli, Lukaku, sinistro e 2-0. Te pareva, 2-0. È che nel calcio si può anche sbagliare, eh. Poi si accetta di prendere gol. Cominci a arrabbiarti, diciamo così, se prendi sempre gol a ogni errore. Però se noi li mettiamo in porta, poi avete ragione, ecco. 2-0 Napoli. Tierney, Vidal, subito verso Dybala che stoppa male il pallone, ma del resto gli ha tirato una fucilata Vidal a lui e non a Pellegrini, al quale avevo invece io diretto il passaggio. De Bruyne, a rimorchio, Hamsik, Lukaku, può calciare fino in fondo, 3-0. 3-0 Napoli. Pellegrini subito largo verso Kent, sfida Mario Rui, se lo mangia Kent, entra in area, può metterla a rimorchio per Agüero che calcia su Ospina e poi in due tempi la blocca. Andrà Tierney verso la porta, 20 metri. Parte Tierney, traversa, tanto perché parlavo di fortuna. Pellegrini, Agüero, apre per Agi, tocco ancora per il Kun, solo contro Ospina e stavolta riesce a metterla dentro. Segna il gol dell'1-3, gol della bandiera per Sergio Agüero e per i Rangers, terzo gol consecutivo. Il problema è che se non segna lui, non segna nessuno. E finisce così, finisce 3-1 per il Napoli. Francamente non mi va di analizzare la partita, perché avete visto le occasioni, avete visto un po' tutto, non mi va di essere polemico, faccio semplicemente i complimenti a Matteo e al suo Napoli. Sconfitta, un'altra, in questo non più inizio di stagione, perché ormai la stagione è inoltrata, siamo alla nona giornata archiviata, la decima sarà contro il Leicester, pensiamo a chiudere col sorriso l'episodio.
Leicester che tra l'altro ha perso contro il Real Madrid in casa, e poi vedremo, faremo un po' di conti più tardi. Pallone largo ancora verso Verratti, doppio passo su Semedo, Aubameyang con Van Dijk che chiude, la mette in calcio d'angolo, primi 18 minuti praticamente solo di Leicester. Avvio difficilissimo di partita, che ha scambiato con Kanté, poi c'è l'apertura, letta da Gnabry che chiude bene su Kolarov e quindi allungati il pallone e corri, con Dybala che va verso la porta, servito, c'è anche Agüero, soprattutto Insigne a sinistra, morbido forse troppo Dybala, ma Insigne arriva comunque sul pallone in area e poi riesce a perderla con Albrighton che era lì ad aspettarlo. Albrighton, è tutto buono qui secondo l'arbitro, tanto perché ci frega, noi gli restituiamo il pallone, e allora va bene. Poi mi raccomando Tierney, non inseguire Vela, fallo partire in posizione regolare. Occhio a Vela, dal fondo rientra, Tierney prova a chiuderlo, Leicester in vantaggio. Allora, piccola premessa perché poi io, scusate, è giusto perché in mezz'ora hanno giocato soltanto loro, è ridicolo aver preso questo gol perché Vela parte da solo senza palla, nessuno lo segue. Tierney dorme allegramente, come se nulla fosse. Allora, proprio perché Leicester ha cominciato così bene la partita, magari svegliamoci, che dite? Così, piccolo parere personale. Invece no, Kanté, ancora Paredes, può pensare alla conclusione, va dentro con la dormita difensiva. 2-0 per il Leicester. Annullato? No, tutto buono. 2-0 col gol di Aubameyang. Notte fonda anche oggi per i Rangers, a quanto pare ci divertiamo a prendere sveglie qua e là. Tielemann per Gray, sposta palla a Semedo, sempre Gray, noi guardiamo, Gray fino in fondo al centro, 3-0, gol di Tielemann. Verratti arriva anche in zona tiro, poi Iheanacho cerca il sinistro a giro e trova un altro gol, gol meraviglioso, 4-0. La risultanza in telecamera da parte di Iheanacho.